God bless this lady. God bless her. Ciao a tutti amici, benvenuti su Geoff Mitano. Oggi siamo qui oggi con un nostro scenario creato da me e da Lord Cudocidius, che si trova adesso a osservare quello che io farò. Sarà il mentore, ovviamente. E nulla, abbiamo creato questa mod quando l'abbiamo creata sta mod? Più o meno in quanto tempo? Un mese fa. In un mese siamo riusciti a creare questa bellissima mod. Noi il nostro obiettivo è di raggiungere questo scavo qui, perché Atlantide ha perso questa spada e la deve recuperare. Ma io mi chiedo, chi cazzo ha messo di colore rosso questi? Che cosa cazzo è successo? Ah, ecco che è successo. A posto. Bene, tutto a posto. Villaggio. Sì, noi partiamo con questo villaggio. Questa spedizione Atlantidea si è stabilita qui. E dobbiamo raggiungere questo scavo qui. E abbiamo questa colonia spartana che ci offrirà dei tributi. Questo è il Pegaso alleato che ci darà una mano ad esplorare. Vedete come gli alleati ci danno una mano. Qua ci dovrebbe essere qualcosa. Oh, arrivate una fenice, signori. Buono. A posto. Oh, ecco questo. Abbiamo queste altre tre unità mitiche. Che succede? Gruppo di Diri ci attaccherà molto presto. Bene, molto bene. Il nostro alleato gli ha costruito pure il mura. Raccoglie un po' di risorse. E ci ha dato delle risorse, attenzione, parlando di risorse. Ci attaccano. Oh, ok. Ah, ma c'è un minotauro qua. Che cazzo ci fai qua? Vai qua giù subito. Perfetto, perfetto. Con calma ce la faremo. Inizi il combattimento, signori. Inizi il combattimento. È una grande. Mandiamo anche tutti qua. Primo piano. Non è andato. Scatenati. Con quelle zampe stanno lanciando uomini in aria. Gli altri eroi fanno il bordello assoluto. Bisogna attraversare il passo per poter raggiungere quello scavo. Questa zona è prevalentemente piena di tribù antiche che però conservano un sacco di risorse, come soprattutto l'oro che ci potrà servire e la legna. Allora, la situazione è piuttosto ottima. Diciamo che tutto ciò che dobbiamo fare l'abbiamo fatto. Certo, abbiamo bisogno di risorse uguali in legno, quindi mettiamo più gente a legno. Qua chi sta attaccando? Vabbè, in quanti sono arrivati, portiamoli qui. È morto. Attenzione, dei giganti, ci attaccano i giganti. Qua. Qua è una situazione. Bisogna, secondo me, distruggere il covo delle driade prima di proseguire. Sì, assolutamente, la dobbiamo distruggere prima che ci portino altri problemi. Dove sta? Ah, vedo un sentiero, attenzione. Ci sono delle fiamme lì. E infatti. Attenzione. Vedo una driade, noi assicuro sto posto qua. Potrebbe essere, signori, il covo delle driade. No, ma è sicuro, vedo degli driadi. No, i maiali li terrei indietro, non vorrei attaccare con i maiali, sapete com'è. Rinforzi ovunque, e ora non indugiare. E amato, quanti ne sono? E risorse. La colonia è special. La colonia spartana, vabbè. Vabbè. Siete bloccati, succede qua. Avanziamo. Ma qua. Attenzione. Si inizia. Inizia l'assedio. Qualche rinforzino, forse. Dov'è questo?
a deficiente. Vabbè. Deve avanza un po' con tutti. Inizia, ma sono fortissime le tue truppe. Bene, con una sconfitta questi triadi non dovrebbero più attaccare. Bene, è importante conquistare anche l'albero dell'eterna vita. Quest'albero? È l'albero delle spiriti. I nemici, attenzione, i nemici. I giganti. I giganti attaccano. Sono scesi dalla montagna. Giusto per noi, visto come sono gentili. Andiamo qualche rinforzo. Ah, a proposito di rinforzo, eccomi qua. Il forziere dell'abbondanza è stato preso. Funziona? Non lo so. In teoria dovrebbe funzionare. Vabbè, tanto, mo che faccio l'età mitica, avrò il mio forziere dell'abbondanza. Quindi anche se non dovesse funzionare, ce ne avrei già io in teoria. Queste due fenici le porto indietro. Stiamo commerciando intanto. Guadagniamo 34. Non male. Pensavo peggio. Efesto. Ho età mitica. Ci concentriamo su una fanteria. Intanto distruggiamo qui. E qui. Così possiamo passare. Ok, l'esercito avanza. È un esercito più che buono. È quello che dobbiamo fare. Quindi direi di avanzare. Questo vanico innevato. E intanto la guardia reale ci assiste. Quindi porto i miei uomini qui e porto i miei oppliti. Perfetto, attacchiamo. Che cazzo da fa? Ok, attacchiamo. È una madonna quanti nemici. Altri giganti, altri lupi, incredibile. Passo innevato è molto ostile. Però c'è questa sorgente nella guarigione che ci può dare una mano. E attenzione, Re Forstag. Re Forstag stesso. Attenzione. Selezionalo un attimo. Ecco. E i re dei giganti in generale. Ed è morto. Attenzione. Hai perso tutte le unità melee, mi sa. Non va niente, ecco. Tanto mi arrivano i rinforzi. Più che altro io opterei per una ritirata strategica. Le manticore, salvale. No, tanto ne posso sempre fare. È resuscitato il boss. Ah, sì. Dall'oltretomba. Attenzione. Povera manticore. Cambio di scena. Perché ne abbiamo la manticola la uccide. Però intanto dobbiamo fare una bella cosa. Mettiamo qui il nostro bel funziona in abbondanza. Vediamo se funziona. Questo sì, per forza. Attenzione, è morto. Il segreto dei titani. Eccolo qui, signori, il portale dei titani. Potremmo avere il Cerbero. Attenzione, Minotauro. Non prova ad avvicinarsi, no. Ma è inutile. Però posizioniamo in il portale dei titani e lo posiziono qui, vicino al consiglio, fuori dalle città. Dalla città che ne abbiamo una. Attenzione, fermi, abbiamo disboscato tutta questa zona. Attenzione, l'età mitica. Il faraone, vedete come il faraone è in procinto di migliorarsi sempre di più. Ecco qua uno scavo, come vedete siamo tanto vicini quanto lontani da. Attenzione, vedo dei giganti del fuoco. Beh, rispetto al nuovo. Attenzione, perché questi giganti non sono da sottovalutare, assolutamente. Io propongo di fare anche una scuderia. Prendiamoci tutti gli eroi e ce li portiamo. Ma prima distruggiamo questi e meglio per noi. Queste schermaglie. Nel frattempo c'è il gigante della montagna dietro, sta guardando. Fermo che guarda, vabbè, giusto. Non
Sono creature un po' abbandonate a se stesse. Ah, ecco perché non c'è attacco. No, neanche, vabbè. I giganti della montagna sono inermi, già hanno capito che non ha senso continuare. Ok, secondo me la strada è giusta. Attenzione, delle novità abbastanza forti. Chi è lui? Giganti. Era Teris. E la Madonna. Aiuto. Per favore, ammazzate a questo. A posto. Tu sei bloccato? No. Attenzione, arrivano i rinforzi. Liberiamo la zona. Vedo qualcosa laggiù. Se deve essere lì, può sfondare a passare là. Potremmo passare direttamente da qui per andare verso lo scavo. È una via segreta, potremmo utilizzarla senza problemi. Sì, potremmo sfruttare questa zona. Perché no? Gli abitanti dovrebbero passarci. Sì, costruiamo un magazzino. Un bel esercitone c'è lì dentro. Ma c'è un bel esercito. Potremmo sfruttarlo come potremmo non farlo. Ma noi lo faremo. Ma prima di farlo abbiamo bisogno di queste tre fortezze per creare almeno 6 catapulte per distruggere le difese principali. Fatto ciò, vediamo se potremmo chiamare questo esercito. Sì, possiamo chiamare questo esercito qua. Ragazzi, ci vediamo quando avrò le 6 catapulte e un esercito ancora più forte. Ok ragazzi, allora abbiamo sfruttato il passaggio segreto, così poi attaccheremo da nord il nemico e non se lo aspetterà. Da sotto creiamo il diversivo e mandiamo tutte le truppe nemiche andando verso sud. Con il grande esercito invece noi attacchiamo da questa zona qui. Ma potrei utilizzarlo senza problemi, semplicemente io non voglio. Intanto devo mantenere per forza tutto l'esercito qui, perché non c'è più spazio. Intanto l'esercito avanza qua, penso che sia arrivato il momento. Attenzione, intanto... Vabbè, signor... Amato! Con calma. Qualcuno attacchi, per favore. Perfetto, avanziamo. Vabbè, signori, penso che... Ah, qua abbiamo perso. Va bene. Non fa niente. Abbiamo anche tre trabucchi che... Soprattutto li porto indietro perché abbiamo abbastanza... Madonna, il titano. Il titano non me l'aspettavo. Però un piccolo gruppo di oppiti è arrivato di nuovo. È andata, signori, è andata. L'impero sta per cadere. Bene, molto bene. Che cazzo ci fanno questi qua? No, sono stati già bloccati, devono morire. Attenzione. Anto tedimento. Questo è anto tedimento. Questo non lo accetto. Questo non lo accetto. Né mo, né mai. Faraone. Pensi di prendere la spada? Va bene. Faccio vedere io, mo. Signori, io direi che dovremmo attaccare. Vai, cerbero, vai, tranquillissimo, bro.
Avanziamo, vai, sì. Intanto l'impero sta per cadere. Guarda, noi stiamo scoprendo una spada pian piano, ragazzi. Infonzi arriva. Perfetto. Attacchiamo noi a sto punto. Attenzione! L'impero è caduto. Concediamo una dignità. Gli concediamo una dignità, che noi siamo persone serie. Signori, l'impero è caduto. Io vado a Faraone c'è traditi, però. Faraone c'è traditi. E ora io propongo una mattanza. Che propongo? La distruzione. Intanto la colonia spartana ci dà sempre risorse. Vabbè, la fine del mondo ti do risorse comunque, non va niente. Questa realtà. Vedete la realtà, no? Quando uno è neana, è serio. Attacchiamo intanto. Continuiamo ad attaccare, continuiamo ad avanzare. Non indugiamo oltre. A questo punto attaccherei io. Qui la situazione è tornata alla grande, quindi adesso questa Sencito rimarrà qui. Ma noi attacchiamo, non mi interessa. Sì, sì. A questo punto attacchiamo. Ecco il nemico. Ha capito molto. Allora, appena arrivano quasi alla fine mi blocco perché voglio distruggere completamente il Viola. Avanziamo, avanziamo, via, 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 via. Dobbiamo avanzare. Enclave. Qui. Spedizioni automatiche. Vediamo. Se funzionano. Non ho capito. Le spedizioni automatiche del faraone. Vedi se funzionano. In teoria stavano funzionando. Io però attacco questi qua. Vedo se... Vedo un pir... Te! Non è morto. È sopravvissuto a un fulmine. Vabbè, c'è gente anche mortale che sopravvive ai fulmini, eh. Non mi piace quello che ho visto vicino alla piramide gigante. Fermi tutti. È una bella lezione per te. Qua bisogna utilizzare adesso. Nemico attacca. L'impero perduto si è andato con il faraone, vedete i contaris. Ma qua è roba seria. Presto, presto, presto. Dov'è il titano? Cosa fai? Pazzo furioso. A prendere con i poveri abitanti. La spada è quasi... L'abbiamo quasi trovata. Però io per ripicca voglio distruggere... Mo si arrenderanno sicuro. Vabbè, a sto punto cerchiamo una spada. Proseghe.
Aspetta, ma quanta gente c'è? Oh madonna. Titano? Dove vanno questi? Andiamo qua, va. Dobbiamo attaccare assolutamente. Presto. Nemico qua. Servono me due fenici a questo punto. Chi è che qua? E signori, adesso è il momento dell'onniscienza. È giunto il momento. Ora vediamo tutto di tutti. E oh madonna! Minchia, sono usciti! No, 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 Fee, no, 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 no. Ancora, Fee. No, perché poi... Titano se la vuole prendere con gli abitanti, vabbè. È sadico. Non c'è niente da fare. Signori, a questo punto... Direi di prenderci il nemico vuole batterci, ma la spada è nostra e il nostro obiettivo è di prenderci la spada e di andarci. Titano può andare qui intanto. E signori, ho trovato la spada e questa è una grande, grande vittoria. Potremmo continuare, in teoria, ma non ce n'è bisogno. E allora ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto. Ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi.